ricordavamo prima che andasse in onda la sigla col mio amico Massimo Scaglione i tempi in cui lui ha gli esordi e anch'io, la prima intervista qualche anno fa, in cui discutevamo appunto, lui aveva tutta questa idea del cinema, ha sempre mantenuto la barra dritta, questa idea del cinema di denuncia che dovesse in qualche modo, no, costringere tra virgolette lo spettatore a ragionare, a interrogarsi sui tanti perché. Non hai cambiato minimamente obiettivo? No, perché è incredibile che tu ti ricordi, non abbiamo neanche discusso prima di che cosa parlavamo, però ma non perché è incredibile che ti ricordi, perché ne sono passati di anni. Il cinema di denuncia, un tempo faceva molta opinione, se pensiamo ai grandi film di Rosi, ai grandi film di Elio Petri. Qualcuno l'ha paragonato il tuo film, anzi non Le mani sulla città, ma Le mani sotto la città. Esa, Silvano Agosti, che è il che mio è padre, artista, è un grande regista, riprendeva le manifestazioni del 68, poi ricostruiva tutti questi percorsi. Esattamente, ricordo bene. È stato il grande cameraman del 68. Ricordo bene. Ma non solo, ma ad esempio Marco Giusti su Dago Spia ha parlato il Padrino 1, il Padrino 2, il Padrino 3. Gomorra e Suburra messe insieme, cioè la sommatoria di quella cosa, ma per la prima volta, dice Marco Giusti, noi vediamo come il sistema politico si è sostituito al sistema mafioso. Tu praticamente con pochi mezzi, con budget risicato, sei riuscito a tirare fuori un film che è di stringente attualità, perché Mafia Capitale è di stringente attualità. Lo hai fatto girando tra Roma e Cosenza, e Roma è molto difficile poi per avere tutte le autorizzazioni, per girare le cose. Non ti danno. Quindi gran parte lo hai girato qui, a Cosenza. Allora, io diciamo che non è solo una difficoltà logistica a Roma, perché a parte il traffico, a parte quello, loro quando capirono che era un film sulla loro gang. Dici come un calabrese che viene a fare un film? No, loro mi conoscevano molto bene, perché io, avendo collaborato 4 anni con l'ufficio immagine di quella città, cioè della nostra capitale, mi conoscevano abbastanza bene, così come conoscevo molto bene Ignazio Marino e tanti suoi collaboratori. Ma mi cominciarono, sai, conosci il linguaggio politichese, quanto è evasivo, no? Cominciano a renderti la cosa difficile, guardano che c'è il muro. E lì capisci che c'è il muro. E capisci che non c'è trippa per gatti. Trippa per gatti. E allora abbiamo chiamato il comune di Cosenza, Mario Occhiuto e l'assessore alla cultura di allora, che sono anche quelli di questo momento, dicendo guarda, noi dobbiamo girare questo film che è un po' delicato, un po' difficile. Io mi ricordo stupendomi, mi disse no, non c'è nessun problema, puoi venire tranquillamente a girarlo qui, anzi ci fa molto onore e piacere. E quindi in buona sostanza io non devo fare altro che ringraziare il sindaco Occhiuto, con cui poi ho avuto un ottimo rapporto, e ho tutto un ottimo rapporto epidermico, e molte volte mi piace quello che lui fa, insomma, cercare di proiettare questa città verso l'Europa, sperando che lui ci riesca e non gli creano quei problemi che si creano anche all'interno delle stesse coalizioni, che cominciano quelle lotte drammatiche. Andiamo avanti. Questo è un film, militante o no? Ma mi piace la parola, militante non direi, perché non c'è più nessun tipo di coalizione. Il fatto che i grillini l'abbiano accolto alla Protomoteca, cioè in Campidoglio. È un film grillino. No, non lo è per niente. Cioè, noi abbiamo fatto una regolarissima richiesta, cioè Stella Milidone ha fatto una regolarissima richiesta, perché ci è venuto un giorno, pensava, ma sarebbe molto bello presentarli in Campidoglio. Ma figurati, ci siamo detti. Invece abbiamo detto, ma perché non ci proviamo? Tutto al più non ci risponderanno mai. Ci hanno risposto dopo 2 ore con una mail, l'ufficio stampa di De Vito, il presidente del Consiglio Capitolino e della Raggi, ci ha risposto in 2 ore dicendo sì, fateci vedere il film, andateci un Vimeo online e vi diamo una risposta. Il giorno dopo ci hanno detto sì, siamo molto felici di presentarlo qui. Ma è un fatto normale, cioè, Attilio, ma vogliamo un attimo veramente chiarire come stanno le cose. Io ho fatto un film contro il crimine politico
contro i delinquenti, che sono Buzzi, Carminati, riconosciuti, Ozimo. Un sistema che... è acceso il riflettore su questo sistema. Esattamente. È sempre stato dentro nei meccanismi. Allora tu, io te lo chiedo, ti faccio una domanda a te, marzulliamo. Ma tu con chi staresti? Con Buzzi o con Scaglione? Cioè no, col film di Scaglione? Ma non ci sono dubbi su questo. Ecco, non ci sono dubbi. Quindi chi non sta col film di... tu hai fatto un film sulla legalità. Sulla legalità, quindi chi non sta col film di Scaglione vuol dire che sta con Ozimo, con Buzzi, con Carminati, con De Vaine, che era il capo di gabinetto di Veltroni e poi a sua volta di Zingaretti. Senti, ti ha creato problemi questo raccontare questa storia? Ma per il momento non mi hanno fatto saltare nessuna automobile perché non ne ho. Beh, io non guido più. Insomma, voglio dire, fino adesso è tutto a posto, non ho avuto nessuna minaccia, nessuna cosa, non credo di averne. Ma mentre giravi, ci hai pensato a quello che... A Roma mi sono un po' preoccupato, perché poi quando siamo rientrati era già cambiato l'atmosfera, ecco questa è un'altra cosa, perché io dovrei nascondere, dopo che abbiamo finito di girare a Cosenza, dove c'è stata aperta la città, siamo andati a girare a Roma e c'era già la Giunta Raggi, noi abbiamo rigirato delle scene in Campidoglio e nessuno ci ha creato dei problemi, ci hanno aperto le porte. E non sapevano l'argomento, confesso che l'ho taciuto a Roma, temendo una connivenza col passato. Dico, io non li conosco, dico i grillini, chissà se, capito? E invece no, anche quello hanno detto, ma benvenuto. Perché qualcuno dice che è un film contro il PD, contro il sistema dei partiti organizzati. Allora, intanto, se vogliamo, proprio contro una fetta del PD, la fetta corrotta, la fetta marcia. Qui ci sono 250 indagati. Due giorni fa hanno arrestato il sindaco di Terni, del PD. Ma sono 250 magistrature che sono diventate di colpo dei manicomi, sono impazziti? No, vabbè, già, no, se, lì dove c'è il reato va perseguito. Insomma. E siccome io vengo da quel partito, mi fa molta più rabbia. Io sono molto arrabbiato. Io dico una cosa che pochissimi sanno. Io sono nato ad Acri, come ben sanno molti amici. Mio padre era un funzionario del Partito Comunista locale, no? Quindi Acri, Cosenza, consigliere provinciale. E loro avevano comprato la sezione del partito. Noi abbiamo pagato il mutuo della sezione del partito e credo che ancora lo paghiamo, una minima parte, perché ci è venuto in eredità mio padre. Non c'è più. Quindi io, semmai noi, la nostra famiglia ha dato a questo partito, non abbiamo mai preso, punto. E comunque conosco ogni situazione e ogni vicenda. Ma rimani comunista, fammi capire. Io sono socialista, non comunista. Socialista. Sì, sono socialista. E come Papa Francesco, sono socialista come Papa Francesco. Non è una frase di comodo per svicolare, io sono socialista come... Io sono vicino al mondo dei morti, che è quello che Carminati ha definito il mondo che serve al mondo dei vivi, cioè ai padroni. Io faccio parte degli umili, io sono una persona assolutamente umilissima, non ho potere se non quello della telecamera. Senti, ma come ti è venuta l'idea di strutturare un racconto su questi fatti di cronaca? Io avevo e ho circa 1000 ore di materiale di repertorio mio, girato con le mie troupe, la mia troupe e la mia telecamerina, la mini digitale, quando ero responsabile dell'archivio audiovisivo del Comune di Roma. All'inizio con Rutelli e poi in eredità a cavallo venne Veltroni. Ho avuto un grandissimo rapporto con Rutelli, perché un grandissimo rapporto? Perché capivo e vedevo come amava la città, come amava Roma. Quindi adesso io non sto dando dei punti. E come poi ho visto come invece Veltroni amava se stesso. Cioè Rutelli amava la città, Veltroni amava se stesso. E in quel momento io ero il responsabile, con la mia telecamerina ho girato più di 1000 ore di fatti, avvenimenti, di uomini e di cose di quella città, che è la capitale d'Italia, ma è una delle capitali del mondo. E quando ho rivisto questo materiale, lo stavamo selezionando per portarlo dai mini DV, sui supporti DVD, io ho cominciato a pensare che era una cosa molto bella farne un documentario, perché poi c'erano tante cose, c'era Alberto Sordi, sindaco per un giorno, e poi c'era appunto l'inaugurazione dell'auditorium Parco della Musica, e poi c'era il Giubileo, cioè avevo un mare, gli avvenimenti più importanti che a cavallo tra il Novecento, il 1900 e il 2000. Invece poi ero a San Paolo del Brasile a presentare l'altro film La moglie del sarto
e i TG anche del Brasile battono la notizia, era il 3 di dicembre, battono la notizia di Mafia Capitale. E io ero a tavola con tutti dei brasiliani e con un ex senatore della Repubblica, ex della Margherita, insomma, tra cui vicinissimo a Rutelli, ma che ormai si è trasferito in Brasile, e ci siamo guardati con un imbarazzo enorme. Per curiosità. No, è Alessandro Battisti, che ha fatto anche il direttore di Cinecittà, adesso è il direttore artistico del Festival del Cinema di del Festival del Cinema di San Paolo del Brasile. Quindi con Alessandro ci siamo guardati vergognandoci, abbiamo detto l'ennesima volta, dice, ma non se ne può più. E anche io e lui ci siamo detti, molte di queste cose le sapevamo. E quindi tu? E quindi io lì ho detto, ma stavo per affrontare un altro tema, stavo per fare Il mio amore è un killer, che era un film un po' al limite, ma che era molto di fantasia. In realtà, scrivendo, sai, la testa, tu sei anche un autore, quindi la testa è, o la mano, in questo caso, ti porta... Vanno via da sole. Sì, vanno via da sole. A un certo punto, quando ho visto che avevo scritto questo film fresco, questa sceneggiatura molto fresca, molto tagliata, molto vera, ho pensato che potevo innestare quel documento, quei documenti che avevo, e ho girato anche il film con lo stesso stile documentaristico, che, con la stessa, diciamo, sporcatura, cioè con la macchina un po' storta. Mantenendo la stessa freschezza. Diciamo. Mantenendo la stessa freschezza del cameraman che viene spinto durante la ressa, no? Abbiamo adoperato questo stile. Allora, qualcuno pensa che non sappiamo girare, ma io sono molto bravo a girare un film. No, voglio dire, qualche sprovveduto, in realtà è tutto molto voluto, abbiamo creato a fianco a me, oltre a Giulio. Artatamente hai creato questo. Certo, sì, per dare un senso di verità. Che è il linguaggio che hai utilizzato. Insomma. Esatto, esattamente la parola appropriata è il linguaggio cinematografico, ma documentarista. In realtà è un film molto forte, di grande denuncia, anche di grande impatto, con delle grandi immagini. Perché, senti, insomma, ho letto da qualche parte, qualcuno dice un film per la televisione. Oh no, per la televisione è un po', ormai tanto il cinema si fa ormai in televisione, quindi non è questo che ha detto. Chiedi, com'è? La sala questo è... significa? Cioè, no, un cinema per la televisione. Non è un film per la televisione. I film nascono nelle sale del cinematografico e poi finiscono in televisione. Finiscono in televisione perché la padrona, la televisione ormai è inevitabile, cioè la sala non risponde più e non facciamo più tendenza come una volta e come un tempo, lo facciamo quando andiamo in televisione. Se noi riusciamo a suscitare, noi cinematografari, riusciamo a suscitare dibattito quando i film passano in televisione. Ma parla anche dei grandi film. Parlo di Scorsese, parlo di tutti quanti. In America i film, proprio per evitare di piratarli, di fare una serie di cose, escono in contemporanea nei cinema e su pay TV. Paghi la stessa cifra, anzi un po' meno, te la vedi a casa allo stesso tempo. Esce al Madison di New York, esce all'Hollywood Theater, cioè a Los Angeles, a Hollywood Boulevard, e in contemporanea nel salotto di casa tua, paghi il biglietto nel salotto di casa tua. In Italia ancora non si vuole applicare questa cosa. Senti, mentre giravi hai avuto, ti ha sfiorato l'idea, la tentazione, dici, ma alla fine poi, ma chi me lo fa fare? Sì. Sì, mi sento sotto il plotone di esecuzione, in continuazione, ogni mattina che mi alzo, io mi sento, dico, adesso mi aspetto proprio che mi sparano, e qualcuno mi ha sparato, insomma, sai, loro hanno le truppe, io sono zero, io sono niente, sono da solo, cioè, noi stiamo parlando di un partito di maggioranza che governa, e dei partiti, perché io non ho solo parlato del PD, quello che dicevamo prima. Il sistema partiti. Qui c'è un Alemanno che è stato prosciolto per associazione a delinquere di stampo mafioso, ma c'ha reati di corruzione, turbativa d'asta, eccetera, eccetera. Quindi io non ho messo nelle scene di repertorio Alemanno perché non potevo inventare. Senti, ma ti sei... Ma c'è. Ma nasce la stesura del testo, nasce dalle carte processuali? No, non è un film inchiesta. Nasce, io faccio vedere il sistema, la semplicità e la facilità come loro si sentivano padroni della città e facevano quello che volevano. O Devine, che aveva praticamente, prima era capo di gabinetto di Veltroni, e poi è diventato capo della polizia provinciale di Zingaretti, allo stesso tempo era
direttore del tavolo per le emergenze immigrati e clandestini, cioè questo era il braccio destro di Buzzi, sì, che è diventato, non istituzionalmente, veniva pagato 5.000 euro per sua ammissione nel processo davanti a Paolo Jeli e a tutta la corte, dice sì è vero, mi dava 5.000 euro Buzzi per agevolare i suoi traffici. L'ambiente del cinema romano come ha reagito a questo film? L'ambiente del cinema romano è un diviso, parla sempre sotto banco, ti dice meraviglioso nell'orecchio. Però pubblicamente, non te lo dice, no? Mai. Pubblicamente. Tacciono, a parte Silvana Agosti, a parte Poccioni, a parte, c'era, come si chiama, adesso mi viene in mente. Aspetta, ti faccio rivedere, vediamo un attimo le immagini della prima nazionale, della prima nazionale, quella di Roma. No, 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 noi possiamo continuare a parlare, non siete telespettatori, i nostri telespettatori vedono questa prima nazionale a Roma. A me piace come la fai fresca, così mi piace. No, faccio questo mestiere, ecco, la prima nazionale, qui c'erano i fotografi, la puoi vedere, guarda, questa è la prima nazionale. Emozionato qui? No, stanco perché sono da un mese che giro l'Italia su un treno avanti e indietro e non riesco a fermarmi. E poi sono queste che sono cosette d'obbligo, insomma, però va bene, insomma. Questo è il marketing, no, sennò... No, sì, è vero. Dovresti, come dire, essere contento. No, sono molto contento perché poi lì nella sala c'erano un sacco di amici, e tutta la parte davanti c'erano amici, gli altri erano tutti venuti e mi hanno detto un sacco di giudici, di Cassazione, avvocati, c'era un sacco di persone. Senti, come hai scelto i protagonisti, gli attori? A me serviva un meridionale, che era Toni Sperandeo, che mi rappresentasse un po'... Ti faccio una domanda tecnica, ma Sperandeo non è vittima un po' del suo cliché, un po' dello stereotipo? Ma sai, un po' tutti, De Niro funziona quando fa il gangster. No, ti ho fatto una domanda per capire. No, io dico sempre, faccio il parallelo, De Niro funziona e fa incasso, a noi ci piace quando fa il gangster, quando fa la commedia e fa il ragazzino... cretino, o il nonnino cretino, non funziona, no? È la stessa cosa Sperandeo. Purtroppo è vero, c'è un cliché, ma lui non fa il delinquente, lui fa il delinquentissimo costruttore. Quindi come li hai scelti? Li hai scelti poi Branciamore, perché lui veniva da questa esperienza dei Cesaroni, ma è un romanone, proprio il romano non volgare, non è romano come si vuol dire del Quadraro, no? È un romano di Vigna Stelluti, però è romano, no? C'è quell'intercalare, anche l'andare, no? Anche nella camminata è romano, come Danilo Coppola, detto Cash, perché sì, portava il denaro con la valigetta. I famosi 24, furbetti del quartiere. I famosi furbetti, Oricucci, eccetera, eccetera. Così come ho scelto Laura Lena Forgia, che è praticamente la, diciamo, potrebbe essere l'Anna Falk del momento, o addirittura Veronica Lario, insomma, voglio dire, quei personaggi... Hai scelto anche qualche personaggio su quale puntare, voglio dire, no? Per essere quelli che poi trainano, no? Sì, ci sono, e poi Massimo Bonetti che dava questa somigliata, anche lui romanissimo, a Odevein, perché come sappiamo lui, per essere assunto e per cancellare i crimini che aveva fatto precedentemente, degli assegni falsi e spaccio di droga, si cambiò una lettera del cognome, quindi stiamo parlando del capo di gabinetto dell'allora sindaco Veltroni, del capo della polizia provinciale, sempre della capitale, e si cambiò una lettera per poter essere riabilitato. Però io mi chiedo, ma quella delibera per l'assunzione, chi l'ha fatta e chi l'ha firmata? Ecco, questo sono, se vogliamo chiudere gli occhi, lo possiamo fare tranquillamente. Cosa ti aspetti da questa pellicola? Ma io mi aspetto che sia una pellicola che funzioni moltissimo fra 3-4 anni, il famoso Come eravamo. Io ho dei figli piccoli, diciamo dei giovanotti in crescita, hanno 16 anni, Gio e Carolina, no? 16 anni e 14 anni, vanno a un liceo cosentino perché vivono qua. E mi aspetto che loro siano orgogliosi di suo padre, che fece un film sulla legalità, che fece un film su come si deve vivere, come ci si dovrebbe comportare nella vita, perché non è l'illecito, non è il conto corrente la ricchezza di un paese,
La ricchezza di un paese è la legalità. Il rispetto. Il rispetto delle regole. Se noi capiamo questa cosa, questo diventa un paese ricco, dove troviamo il lavoro. Altrimenti il lavoro lo trovano, chi si raccomanda, ai Mamma Santissimi. E chi vive bene, solo chi sta sotto schiaffo del Mamma Santissimo politico o del gangster di turno, che adesso sono in minoranza rispetto... No? Parlo delle organizzazioni mafiose, non fanno altre cose, import e export, come hanno sempre fatto. Senti, può essere letto, immaginato, pensato come un articolo inchiesta, come un pezzo di inchiesta di un quotidiano? È un film inchiesta, ma non è un film tratto dagli atti, è un film inchiesta. Io vi faccio vedere dall'interno come loro facevano questa cosa. Scatta la fantasia di chi scrive e immagina anche i percorsi che hanno determinato poi. Ma io delle cose le sapevo, no? Per esempio, vissuto questo paese. C'è una scena molto bella che, se avete, possiamo vederla, che è quella al divano dove Brancia muore. Io però non voglio svelare nulla, perché il film va visto, sì, al cinema. Voglio dire, c'è il lavoro di tanta gente, c'è il sacrificio, la fatica, è giusto che la gente vada al cinema a vederlo e poi giudicare in base a quello ma che... Ma questo è fuori di dubbio, perché comunque... Se gli cominciamo a dare tutta questa serie no, era bello, Barra, che è uno degli ultimi arrestati, no? Che era a sua volta un uomo di Alemanno, quindi è inutile che stiamo... La Raggi l'aveva ereditato e non voleva capire dove stava andando a finire e dove l'avrebbe trascinato questo individuo. E viene fuori quello che io ho raccontato, c'è un episodio ben preciso che io l'ho anticipato. Di questo appartamento di attico e superattico. Perché dico questo? Perché non è difficile immaginare quello che sono in grado di fare veramente oltre ogni nostra fantasia. Cioè, se le sono inventate tutte. Cioè la politica creativa, fantasiosa di Ciaone, no? Di tutti questi personaggi o di Lotti, no? Di questi personaggi incredibili, assurdi, che vengono portati perché sono amici di un potente del momento e vengono portati in Parlamento, è il male, è la tragedia di questo paese, è la tragedia di questo paese. Non stanno meglio altre cose, ma ci sono degli uomini forti. Io non odio la Merkel, perché la Merkel riesce a sbarrare. Ci sono anche in Germania, ci sono anche gli illeciti in Germania, ma riesce a sbarrarli in anticipo, poi qualcosa gli sfugge di mano. Noi invece, un premier come Renzi, ha accolto dei personaggi che conosceva molto bene. Ecco dove, tra l'altro, quelli che poi hanno decretato anche il suo fallimento. No? Ma tu puoi mettere Verdini in una coalizione con avvocazione di sinistra. Però ti avviso che sei sempre più dentro, come dire, l'idea ma che noi tiene, non puoi... tiene 5 stelle. Ma che no, tiene... no, anche io ho delle riserve molto grosse sui 5 Stelle. 5 Stelle non, ho delle riserve grosse, ma fino adesso non hanno governato, stanno governando delle città e le stanno governando bene. Quando cominceremo a vedere delle cose in 5 Stelle, io non ho nessunissimo... Allora, io ho degli amici a destra, in Forza Italia, ma amici, ma veri, veri amici, i quali hanno quasi pubblicamente dichiarato che stanno dalla mia parte, stanno con questo film. E che comunque hanno preso le distanze da gente come Alemanno, da gente come... altri adesso tu però, tu però come Gramazio tu però sapevi benissimo che un film di questo tipo strutturato in questo modo avrebbe aperto il dibattito e il rischio era quello di vivere una sorta di isolamento, no? Ma poi io non ho vissuto tanto, poi più di tanto, l'isolamento è solo questo, è che io ho avuto, ad esempio c'era il viceprefetto di Roma che mi ha fatto un messaggio di una bellezza assoluta, ti ringrazio, mi ha detto. Ti ringrazio, c'è il viceprefetto di Roma. A me questo mi interessa, ma il viceprefetto come mio figlio, come gli amici dei miei figli, che mi dicono ti ringrazio perché? Perché vuol dire che stiamo cominciando a parlare un linguaggio diverso, che non voglio che venga ricondotto ai grillini. Non mi interessa a me questa cosa, ripeto, il marchio grillino l'hanno messo solo perché sono andato
in quel momento alla casa dei Romani governato da loro, che domani può essere governato da te, Attilio, se te a Roma. Faccio un altro mestiere, faccio un altro appunto, mestiere. Senti, si fa spesso questa domanda, te la faccio anche se... Poi io sono libero, io sono libero. Tu sai che io ho avversato il PD cittadino quando alle elezioni comunali e ho appoggiato Mario Occhiuto perché comunque ha un progetto di città. Non mi sono posto minimamente con quale coalizione Mario Occhiuto si presentasse. Non me ne fregava niente. Puntato in quel momento, sull'uomo, sull'idea. Sì, puntavo su quell'idea. Quindi non me ne frega niente. Io domani, io sono uno libero. Se il PD azzecca un percorso di governo interessante, dici assolutamente tu, sei sì. Pronto a sposarlo. Anche perché starei a casa, ma però voglio dire a casa mia, nel senso mi ritroverei. All'interno della coalizione sì, di Riferimento. Ma io vedo molto difficile che loro ricompongano le pareti di una casa caduta. Ti faccio una domanda che si fa spesso. Ti sei ispirato a qualche regista che prima di te ha letto questi temi? Ma guarda... Penso a Rosi, per esempio. Sai come si fa nella musica, no? Nella musica... quando si dice, ma in quella partitura c'è un po' di Mozart, non è un po' di Mozart, è normale, le note sono quelle le note musicali, no? Uno le lascia a Do e l'altro da Do riparte e le porta a Re. E la stessa cosa è il cinema, è inevitabile, ha un linguaggio, altrimenti noi se dobbiamo fare gli originali assoluti, non parleremo mai di niente. Era il tempo maturo, dopo 55 anni, credo, delle mani sulla città del più grande regista, italiano, uno dei più grandi al mondo, che per me non è Fellini, ma che è invece Franco Rosi, Petri, Germi. Io faccio un film che parla della colata, del cemento, dell'accerchiamento della più bella città del mondo. Allora, vi dico solo un episodio. Ditemi sempre se è una follia. Io faccio vedere nel film che cioè, a un certo punto i vigili fanno scoppiare una bomba al Parco degli Acquedotti. Parco degli Acquedotti all'Appio Latino è uno dei siti archeologici più grandi del mondo e uno dei più importanti del mondo. Nel 95 una giunta, il municipio, il presidente del municipio, che era di sinistra, diede l'ok alla famiglia Gaetani per recintarlo. Si scopre, dice, sai, era pericoloso perché cadevano gli alberi in testa alle persone. Quello è il parco dei Romani, vanno i bambini, vanno la gente a fare i picnic. L'1 maggio si festeggia lì, ci sono circa 100.000 Romani. Bene. Si scopre che avevano già fatto un progetto sul parco degli acquedotti, sul più grande parco archeologico del mondo, per fare un residence e un golf e un campo da golf. Il più grande d'Europa. Cioè, la pazzia totale! Sì. Ma com'è possibile? Ci sono gli atti, ci sono 150... Senti Massimo, siamo in chiusura. Ti dico Massimo Scaglione, mettici un aggettivo. Un po' impulsivo, ma è istintivo. Io ho sempre sbagliato quando ho ragionato. Devo ragionare sempre dopo il gesto. Io ho capito che funziona meglio. Sì, funziona meglio. Sbaglio di meno se ragiono dopo il gesto. Questa è la mia cosa. Comunque io mi auguro che la gente vada qui a Cosenza e al Garden, poi dovrebbe uscire a Diamante. Poi a Catanzaro, ma anche se sì, noi usciamo con circa 100 copie, che è una cosa pazzesca, dove in un mercato dove è comandato dalla Warner, dalla 01 e da Medusa. Già questo è un grande. 100 ma i film non è che escono con 5 copie o con 20 copie, non escono, non li fanno uscire. Il Mondo di Mezzo di Massimo Scaglione esce. Già questo è un grande successo. Grandissimo successo. Io ti auguro tutte le fortune del mondo. E mi auguro che la gente vedendo il film assorba quello che è il messaggio forte che il film ha detto. E il tempo è immaturo, credo di sì. Voglio ringraziare i miei collaboratori. Mi dai 2 secondi ancora? Stella Milidoni, Rosaria Gaudio, Enrico Lucchetta, Giulio Angora e tutti i ragazzi, senza che mi dimentico qualcuno, che hanno collaborato con noi, le comparse, i macchinisti, Lupendo, insomma, tutti coloro che hanno collaborato. E anche gli attori, i comprimari locali, Antonio Lombardi, cioè tantissime persone che hanno veramente dato la loro disponibilità e il loro talento
perché si realizzasse questa cosa. E non è stato fatto con pochi mezzi, volutamente, ribadisco, i mezzi, no, volutamente i mezzi a volte non servono, per un semplice motivo, che sono anche un impedimento, cioè i dolli, le cose. Oggi ci sono delle tecniche molto più libere, che voi conoscete anche, sì, molto più libere. Molto vicino alla televisione. Molto vicino alla televisione. Grazie Massimo Scaglione, grazie a quanti ci hanno visto. Arrivederci, ci vediamo domani. Grazie. Siamo. Lo circo quanto ti costa? Due appartamenti a 2,50. E poi i soliti spicci che noi diamo agli affamati. Io vi posso anche finanziare, ma voi aiutatemi a chiudere questa cazzo di variante che serve a costruire al Torrino. Non ti preoccupare, ma è tutto a posto. Fermi, polizia! Mi chiamo Tommaso Mariotti, sono nato a Roma 38 anni fa. Faccio l'imprenditore e in questo momento mi trovo agli arresti domiciliari. È la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. E noi stiamo in mezzo. Io perdo la vendita dell'immobile alla CIA. Ma questo affare ci guadagno anch'io. Se salto io, saltate tutti. Ho saputo che sta per pubblicare una lista di persone che hanno trasferito i propri soldi in Svizzera. Monsignore, abbiamo una certa urgenza perché sono già partite le richieste per la rogatoria. La crisi non fa sconti a nessuno e la Chiesa non si governa con l'Ave Maria. Ti stanno preparando i bagagli con tutte le tue cose dentro. Oggi ti vai a versare questi perché devo stare sempre dentro i 3.500 se non scatta l'antiriciclaggio. Sai quando ci frutta l'emergenza abitativa? Chiude il traffico di droga. L'inchiesta Mafia Capitale ha fatto scattare le manette a... Il mondo di mezzo, un film di Massimo Scaglione, da maggio al cinema.